A 5 giornate dalla fine si infiamma il girone F di Serie D, testa a testa in vetta tra Cesena e Materica, 5 squadre, tra cui Pineto, Lotaresco e Francavilla, che si contendono 3 posti playoff, e poi 7 squadre che sono in lotta per evitare playout o peggio ancora retrocessione diretta, in bilico Giulianova e Vastese, la cui classifica comunque è discreta, mentre rischia Grossola Vezzano. Ultimi 540 minuti al Cardiopalma, a cominciare dal turno di domani, nel quale spicca il derby del Fadini tra Giulianova e Vastese, che è scontro diretto tra le due abruzzesi che sono ora fuori dalla zona playout. Per la squadra di Bolzan, oltre che smaltire la lunga trasferta, ci sarà da dimenticare la delusione della semifinale di ritorno di Coppa a Messina, coi giuliesi avanti subito di 2 gol e ribaltati dai peloritani. Schiuma ancora rabbia il presidente Bartolini, che ha annunciato un ricorso per una rissa avvenuta all'intervallo, a seguito della quale il direttore di gara ha espulso l'allenatore del Messina Biagioni, ma non ha preso provvedimenti sui calciatori, mentre il giudice sportivo, su segnalazione del commissario di campo, ha combinato squalifiche ai calciatori Arcidiacono e Lorenzon. Per Bartolini è errore tecnico e chiede la ripetizione del match. Contro la Vastese domani in palio punti salvezza. Papagni nelle ultime due partite ha rivitalizzato la compagine aragonese, che con grande pragmatismo e un sensibile miglioramento nella fase difensiva ha portato a casa 6 punti pesantissimi, motivo per cui il tecnico pugliese confermerà l'intelaiatura delle ultime uscite. Il Notaresco Alzavini invece ospita il Forlì, una partita da vincere per coltivare il sogno playoff, il momento giusto per ripartire dopo 3 giornate non solo senza successi ma anche senza gol. Il tecnico Cudini spera di ritrovare la vena realizzativa del bomber Santiago Minella, potrà contare regolarmente su Fabriani e Blando, che in settimana hanno partecipato al mini ritiro della rappresentativa nazionale Under 18. Nel Forlì, impelagato nelle zone basse della classifica, occhio all'ex Di Benedetto. Partita sulla carta più abbordabile per il Pineto, che giocherà sul campo del Castelfidardo, ultimo della classe. I marchigiani sono solo in attesa del verdetto della matematica retrocessione in eccellenza, ed il Pineto non può e non deve farsi scappare l'opportunità di portare a casa l'intera posta e restare dentro la zona playoff, dopo aver lasciato per strada 2 punti in casa col Monte Giorgio, rischiando addirittura il tonfo. Partita quasi senza un domani per l'Avezzano, al De Marzi è scontro diretto contro l'Isernia, la squadra di Colavitto è reduce da 3 sconfitte consecutive, una quarta avrebbe il sapore della condanna ad una retrocessione, una vittoria ne rilancerebbe le aspirazioni da salvezza. A far sperare l'Avezzano c'è il rendimento esterno della squadra pentra, che nelle ultime 5 trasferte ha sempre perso. Scontro diretto in chiave playoff al Valle Anzucca, il Francavilla ospita la Recanatese, reduce da 5 vittorie consecutive, che non perde da metà gennaio, tanto da essere ora la terza forza del campionato. Prezzi bassi per incentivare la presenza di pubblico, biglietti a 2 euro con l'eccezione della tribuna centrale. Villa sempre con diverse defezioni, ma pronto ad affrontare il super attacco dei leopardiani, anche se Manuel Pera è in forte dubbio. È una squadra in salute, squadra forte, attrezzata anche per il salto di categoria, però noi abbiamo dimostrato con quelle davanti, con il Cesena, con il Materica, di giocarci alla pari, e quindi anche domani dobbiamo affrontare con umiltà, rispettando la Recanatese, ma sapendo che noi se facciamo le cose per bene possiamo battere chiunque.